get me wrong, ain't gonna do you no harm. No. This bomb's for loving, and you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Love struck and holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all. Sex bomb, sex bomb, well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, yeah, you're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Turn me on, girl. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. Sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. And baby, you can turn me on. You can give me more and more, counting up the score. Yeah. You can turn me upside down and inside out. You can make me feel the real deal. Uh-huh. And I can give it to you anytime because you're mine. Ow! Ooh. Sex bomb. Yes, you are. Who say that you are not all that? Oh, baby. Sex bomb, sex bomb. Huh. You're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Sex bomb, sex bomb. Huh. You're my sex bomb. And you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Ow! You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. And baby, you can turn me on. A Radio R9 sono appena le 19:05 minuti, all'ultimo intervento con i ragazzi appunto della cooperativa Viginti Tres, organizzatori del percorso divino 2017, e lasciando l'appuntamento appunto a lunedì, quindi dalle ore 17:30 fino alle ore 19 con Facce da Radio. Ci sarà una nuova Facce da Radio diversa, un nuovo ospite che vi presenterò appunto lunedì stesso. Ma ragazzi, prima di lasciare insomma il canale a Radio The Club, R9 The Club, ma diamo ancora qualche piccola informazione relativa all'evento, Roberto, perché mi dicevi che nelle scorse edizioni ci sono stati comunque sia delle piccole sorprese, insomma. Sì, allora, nelle scorse edizioni ci sono state delle degustazioni guidate. Allora, una guidata da un giornalista del Gambero Rosso, che si occupa appunto di recensire vini italiani del territorio. E poi c'è stata un'altra degustazione guidata dall'Associazione Italiana Sommelier, e quindi per far avvicinare gli enocuriosi al mondo del vino. Ma Daniele, invece i vostri contatti appunto social, come possiamo trovarli? Perché comunque se sappiamo che il social ammortizza tantissimo, no? Dove e come vi troviamo? Sì, siamo presenti su Facebook appunto con la pagina Percorso Divino, anche su Instagram. Inoltre abbiamo un sito internet dove appunto viene descritta la nostra cooperativa, il Percorso Divino stesso, a www.vgt3.it. Ok, quindi per maggiori informazioni possiamo andare a cercare lì. Invece l'appuntamento reale, non più virtuale come qui Radio R9, invece l'appuntamento reale che si terrà, saremo presenti anche noi sotto le frequenze di Radio R9, è per sabato 1 luglio, giusto ragazzi? Sì, sabato 1 luglio il primo evento e sabato 26 agosto il secondo. Il primo a San Benedetto ed il secondo a Castignano. Ah, Castignano. Beh, e tra le cantine comunque sì, tra le cantine che potremo trovare lì nell'evento, chi possiamo trovare, Silvia, tra diciamo le cantine di vini più note magari qui nelle nostre, allora, vicinanze, nell'interno scolano e non? Allora troviamo alcune cantine di Castignano, appunto, poi c'è la Moncaro per esempio, o le Canà, Velenosi, e Domo di Monti, molto importante, poi altre cantine che poi scoprirete durante la manifestazione e sulla nostra pagina Facebook.
Per altre cantine, insomma, sulla pagina Facebook. E ancora non sappiamo il prezzo del cachet, ma ce lo farete sapere a breve anche sui vostri social, certo, giusto? Certo, verrà pubblicato tutto online comunque. Beh, che dire, quindi non vi resta, insomma, che mettere anche un bel mi piace, posso dire così, ragazzi, alla vostra pagina Facebook, giusto? Quindi, ok, alla vostra pagina Facebook, appunto, di Gin di Tres, e andare a guardare proprio l'evento Percorso Divino. Roberto, dobbiamo cercare Percorso Divino. Giusto, Percorso Divino. Ok, è anche un bellissimo like alla pagina Radio R9, così magari vedete anche la foto dei ragazzi di questi organizzatori. Beh, che dire, l'appuntamento quindi per loro resta per sabato 1 luglio sulle note di Radio R9, quindi frequenze appunto della costa, canale 105.8, 106.1 e tutte quante le altre frequenze. Invece per me l'appuntamento rimane per lunedì dalle ore 17.30 alle ore 19 con una nuova faccia da radio. Beh, ragazzi della Vigente 3, vi ringrazio ancora per essere stati ospiti qui con me. Grazie. Beh, a te, vi auguro un bellissimo percorso divino. Che dire, buona serata, Radio R9. Buona serata.